l'artista, oltre che il corridore, quindi oltre che lo sportivo, il pittore, perché Pino Ferraca è stato un grande pittore e i suoi quadri che potete apprezzare, adesso alcuni sono esposti qui, altri ovviamente vedono come autore anche Giacomo il fratello, che è poi l'autore di questo libro, un libro Ferraca, il piccolo grande scalatore calabrese. Non mi piace quando nel libro tu dici che c'è stato un episodio che lo ha colpito molto. Lui probabilmente amava molto Coppi. E quindi quando nel 49, lui è del 35, quindi 14 anni, che cosa aveva? 14 anni, scalando un muro per poter vedere meglio la corsa, il giro, e quindi si sentì, avvertì il sorriso di Coppi ed il saluto, quello fu un episodio che ovviamente cambiò la sua vita, ma credo che lo abbia ricordato sempre ai suoi figli, alla sua famiglia, la passione per la bicicletta, a raccoglierla poi sono stati tanti. Io per questo dico, ricordando Pino Ferraca, sì, perché è il simbolo di questa famiglia, ma ricordando i Ferraca, che sono praticamente i protagonisti del ciclismo in Calabria. Cos'è? Troppo in fretta, veloci come la tua bici nei miei ricordi di adolescente. Il destino ha voluto farmi percorrere al tuo fianco i sentieri della vita ed io non smetterò mai di ripetere a me stesso quanto sia stato fortunato. Da quando quel giorno, ancora troppo giovane, iniziasti il tuo viaggio e ci trascinasti in un sogno collettivo, con la sola forza del tuo grande cuore. Prima la tua famiglia, poi gli amici e infine la Calabria in te. Okay, oltre ad essere qui in veste di rappresentante istituzionale, come presidente dell'Assise cittadina, sono qui in veste di amico della famiglia Ferraca. Giacomo per me è un fratello, ci conosciamo da sempre e posso dire che è una gioia aver dato, che Giacomo ha dato a noi per dargli la possibilità di presentare questo libro. Che Pino è e rimane, voglio dirlo al presente, non al passato, un concittadino di cui tutti dobbiamo essere fieri. Ricordo quando Pino aveva 10 anni e faceva parte del nucleo della gioventù, dove io facevo, un pochino più grandicello, facevo il direttore sportivo, quindi è stato un mio allievo. No, è stato l'esempio di persona e soprattutto di atleta che ci ha portato a fare molti sacrifici, perché passare professionista da Cosenza, dal Meridione, non è semplice, perché noi abbiamo i mezzi e soprattutto la competenza per portare avanti un atleta. Perché ritengo e credo sia importante valorizzare non solo Pino, ma tutte le eccellenze chiaramente che hanno reso grandi o hanno dato il loro contributo alla Calabria, a Cosenza. E Pino credo che lo abbia fatto anche non solo, come dicevate prima, per i trascorsi sportivi, ma anche nella sfera culturale, per quanto riguarda l'ambito dell'artista, così come è successo anche in campo commerciale, perché è una realtà storica, lo è stato e lo è, una realtà storica commerciale di Cosenza. E soprattutto come uomo, per la sua integrità morale in tutti gli spazi che lui ha occupato e nel quale si è mosso. Io voglio fare le più sincere congratulazioni a Giacomo per tutto l'impegno che sta mettendo per portare avanti il nome di Pino, della famiglia. E complimenti per il libro, perché è veramente bello, fatto bene.
perché scrivere un libro? Perché insomma, io mi capita che da quando ero piccolo, andando magari in qualche ufficio, mostrando, non lo so, i documenti, oppure semplicemente dicendo paracca, ma tiro di biciclette, cioè mi identificavano tutto. E in questo libro ci sono praticamente da mio padre, negli anni 40, nel dopoguerra, fino al 2013, che è le ultime gare che vinceva Mario, insomma, sono 60 anni di vittoria, di sport, insomma. E penso che la sua eredità non debba essere... Ecco, questo è appunto... abbiamo stili diversi, e lui era più futurista, era più, aveva fatto un viaggio più articolato attraverso la... Insomma, io sono rimasto un po' imprigionato nei fondamenti, insomma. Pino Faraca, che ha fatto vivere un sogno alla Calabria. Questo è quello che abbiamo pensato.